Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli, sono e carissimi, 1° gennaio, la Chiesa celebra in una sola e santa liturgia diverse ricorrenze. È innanzitutto la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, festa che ricorda il grande Concilio di Efeso e il primo grande dogma definito anche nel Concilio Ecumenico riguardo l'eccellenza della Madonna. Sapete anche che in base a questo dogma fu edificata la prima basilica mariana della Chiesa Latina, che è appunto Santa Maria Maggiore in Roma, di cui è tanto devoto anche il Sommo Pontefice. Forse lo sapete, ogni volta prima che parte e quando ritorna da qualcuno dei suoi viaggi, dando un buon esempio a noi cristiani, passa Santa Maria Maggiore ad affidare il viaggio alla Madonna e quando torna a ringraziare, un po' come facciamo noi il 1° gennaio che invochiamo lo Spirito Santo e alla fine dell'anno che ringraziamo il Signore. Ed è molto importante che lo faccia manifestando anche pubblicamente la sua devozione alla Madonna. Questa festa ci mostra l'eccellenza da un lato di Maria ed anche la sua sollecitudine verso ciascuno dei suoi figli. Questo è il tema ovviamente principale di questa festa. È anche l'ottava di Natale, quindi il giorno che chiude questa grande gioia di tutta la Chiesa per la nascita in forma sensibile del Figlio di Dio fatto uomo. E anche qui c'è uno sfondo mariano, perché ci viene ricordato che come Dio, pur potendo fare diversamente, scelse la Madonna per farsi uomo, poteva certamente prescinderne, non vi scandalizzate di questo perché Dio può fare qualunque cosa, ma come dicono i santi maestri di spirito, avendo scelto e santificato la via di Maria per diventare uomo, ce l'ha anche indicata, poi al termine della sua vita disse dalla croce, come via per andare a lui. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi i grandi santi mariani hanno insegnato, attento, perché se Dio ha scelto una donna per diventare uomo, non pensare che tu possa prescindere da lei per diventare divino. Abbiamo sentito la seconda lettura di oggi, no? E che voi siete figli e prova lo Spirito Santo che Dio ha mandato nei vostri cuori. Ma dove si trova lo Spirito Santo? Sì, giustamente nella preghiera e nei sacramenti, ma in quale creatura lo Spirito Santo si trova nell'ennesimo grado? Lo diciamo ogni volta che recitiamo l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazie. Per cui San Luigi Monforte diceva, se vuoi trovare una grande vita di grazia, una grande unione con Dio, ricorda di passare attraverso la piena di grazia e non pensare che tu possa bypassare questo punto, perché non l'ha bypassato il Figlio di Dio, quindi non sei autorizzato a farlo. Se lo fai, evidentemente chi ci rimette sei tu. Ora, questa giornata però non casualmente è stata dalla Chiesa anche dedicata al tema della pace, che è un tema sempre molto, come dire, molto particolare, perché con la pace si rischia di fare certi discorsi di una retorica, di una proprio ferialità unica, insomma, no? Però è molto importante che questa giornata sia stata dedicata alla pace, perché è l'ottava di Natale ed è la festa di Maria, Madre di Dio, nonché Regina della Pace. Quindi, meditando adesso brevemente su quest'ultimo aspetto, vedremo che non casualmente la Chiesa ha operato questa scelta. Chi è il principe della pace? Il principe della pace, viene così invocato nella liturgia, anche nella notte di Natale, è il Signore, è il Verbo fatto carne. Perché è il principe della pace? Perché la pace, che ne pensi la gente comune, forse magari in buona fede anche qualcuno di noi, non è semplicemente l'assenza di conflitti bellici. Per carità, bene preziosissimo per il quale dobbiamo pregare notte e giorno, perché la guerra è una cosa sommamente sgradita a Dio, è una manifestazione evidente dello spirito del male operante nel mondo, e dobbiamo pregare il Signore che fermi le guerre e che ce ne tenga lontano. Questo è indubbio, ma la pace non è semplicemente l'assenza di conflitti bellici. E la pace non è neanche semplicemente, anche se questo è un punto su cui dobbiamo esaminarci, l'assenza di conflitti tra di noi.
Quando pensiamo alla pace è facile pensare a fermiamo tutte quante le guerre, preghiamo il Signore che non ci manda le guerre, ma tu sei in guerra con qualcuno, anche se non usi spade, pugnali, pistole, cannoni o fucili, sei in pace con tutti, punto interrogativo, sì o no? E non sei in pace con tutti perché tu ce l'hai con qualcuno e non sei conciliato con lui, o non sei in pace con tutti perché qualcuno ce l'ha con te e tu non sei andato a riconciliarti e a cercare di chiarire una situazione, punto interrogativo. Però anche questo, che già è molto, io ho sempre detto, ho sempre insegnato, la Santa Madre Chiesa ci fa fare il gesto simbolico dello scambio della pace non casualmente prima della comunione. Non è, e non è un gesto folcloristico o, come dire, comunitario, cioè mi faccio un giro tutta quanta la Chiesa che guarda la pace a destra e a sinistra, perdendo anche quel raccoglimento interiore necessario per accostarsi alla Santa Comunione, ma è un gesto della portata simbolica importantissimo. Sapete, è stata scritta un annetto e mezzo fa un'istruzione dal Cardinale Newton, quando ancora era ancora prefetto della Convenzione della Fede, della Dottrina della Fede, ovviamente sottoscritta, approvata e divulgata dal Sommo Pontefice, dove spiega l'importanza di questo gesto nella liturgia latina e anche il fatto, non so se lo sapete, cioè si potrebbe anche omettere, perché è facoltativo, il gesto dello scambio della pace, capite? Perché non è importante, come dire, la materialità del gesto, ma la simbolicità del gesto. Cioè la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito, scambiate un gesto di pace, vuol dire che tu in quel momento devi essere capace di dare quella mano a chiunque e dargliela con cuore. E sai che significa? Che se tu non stai in pace con tutti, dal profondo del cuore, tu non ti devi azzardare a fare comunione, per nessun motivo. Pensate che il rito ambrosiano, non so se lo conoscete, addirittura seguendo le parole di Gesù nel Vangelo, antepone lo scambio della pace a prima dell'offertorio, perché Gesù nel Vangelo è stato ancora più preciso. Non ha detto che non ti puoi fare la comunione, cosa che comunque è vera, ha detto che se ti presenti per offrire la tua offerta all'altare, per ricordare Matteo 5, e lì ti ricordi che c'è qualcuno che ce l'ha con te, figurati se tu ce l'hai con lui, lascia l'offerta, vatti a riconciliare e poi torna ad offrirlo. Nei primissimi tempi della vita della Chiesa, quando c'erano delle situazioni gravi di peccato, questo bisogna studiare la storia della Chiesa, per chi non lo sappia, chi stava in queste condizioni e ancora non era riconciliato con Dio e con tutti, sapete che dopo il credo, dopo la preghiera dei fedeli, usciva fuori. Perché non soltanto non poteva fare la comunione, ma non poteva neanche offrire con il cuore puro, partecipare all'offerta del sacrificio eucaristico fatto a Dio. Basta studiare queste cose qui, eh. I sagrati della Chiesa sono nati proprio con questa, con questo spirito, cioè accoglievano i penitenti che dopo le preghiere delle fedeli dovevano uscire dalla Chiesa e aspettare che uscivano tutti quanti, e quando uscivano tutti quanti dovevano chiedere prega per me perché mi possa presto riconciliare con Dio e con tutti. Immaginate, questa storia è questa qui, lo sono inventato. Basta studiare storia della Chiesa, storia della liturgia e in particolare la storia del sacramento della penitenza. Quindi pensate quanto è importante questo gesto. Ma la liturgia di oggi ci porta ancora oltre. Allora, questa è la spia. Se tu non sei in pace con tutti, non puoi fare la comunione. Perché? Per due motivi. Perché tu non sei in pace con tutti se non sei in pace con te stesso. E qui, figlioli miei cari, noi possiamo ingannare il prossimo. E a volte possiamo anche raccontarci, c'è un sacco di balla a noi stessi, dicendo, ah no, io non ce l'ho con nessuno, io vado d'accordo con tutti. Ma magari non è chiaramente il caso vostro, sto parlando tanto per dire, passi la giornata a spallare dietro, a destra, a manca, di dietro, di sempre, e tu saresti in pace con tutti, se parli male con tutti quanti, no? Com'è possibile? Ma per quanto uno si racconti le balle anche a se stesso, c'è sempre una vocetta che si chiama la nostra coscienza, che se tu non stai in pace, non c'è niente da fare. Tu, quieto, tranquillo, interiormente sereno, non ci stai. Punto e basta. Puoi fare l'attore, puoi essere la grande star di Hollywood e cerchi di camuffare questa cosa qui, ma dentro di te lo sai che in pace non ci stai.
e tra l'altro diciamo un pochino di esperienza, perdonate la modestia, tipo un prete, basta che guarda 5 secondi negli occhi della persona e capisce subito se quella persona è serena profondamente, è in pace profondamente con tutti oppure no. Non ci vuole granché, perché l'occhio, come dice Gesù, è la lucerna dell'anima, d'accordo? E l'occhio non possiamo mimetizzarlo tradendo con tanti camuffamenti che ci diamo a noi stessi. Ma qui c'è il terzo passaggio della pace, il terzo ed ultimo. Se tu non stai in pace col prossimo, non stai in pace con te stesso, con una motivazione profonda, ecco perché oggi è la giornata mondiale della pace, è che tu non stai in pace con Dio, è che tu non hai accolto Gesù come principe della pace. Anche se pensi e magari ti illudi di stare perfettamente in posto. Il motto di un altro grande papa del secolo scorso, che è stato Pio XII, è un passo del profeta Isaia, che fu a suo tempo commentato direttamente da Sant'Agostino, vescovo. Dice così in latino: opus justitiae pax, cioè la pace è l'opera della giustizia. Attenzione, che si intende con questa parola? La giustizia non è la giustizia nostra, la giustizia dei tribunali, la giustizia delle cause. La giustizia nella Bibbia è la consonanza con la volontà di Dio. Cioè, se la tua anima è accordata su tutte le tonalità della volontà di Dio, tu stai in pace. Se tu non stai in pace perfetta, vuol dire che ci sono delle zone della tua anima di cui forse sei inconsapevole, dove tu non stai accordato con la volontà di Dio. E non c'è possibilità, come dire, di accordare diversamente la nostra anima. Questo è un dato oggettivo. Quindi quando vedete una persona inquieta, agitata, arrabbiata, chiacchierona, pettegola, non giudicate mai quella povera persona. Dovete sempre pensare, preghiamo per lei, perché anche se non lo sa, anche se non è consapevole, sicuramente questa povera anima ha delle zone dentro di sé oscure, che non ha portato a Gesù, non si è fatta guarire, non si è fatta curare. Questa anomalia non c'è tempo di approfondire, ma guardate che queste situazioni sono radicate profondamente nei cuori delle persone e sono molto più profonde di quanto noi pensiamo. E ordinariamente sono volontariamente ignorate dalle persone interessate, perché guardarle bene in faccia produce differenza, perché si vanno a scoprire delle piaghe, delle ferite profonde del nostro cuore che noi non vorremmo mai avere, ma che l'unico modo per poterle curare è guardarle in faccia e poi prenderle e portarle al nostro Signore Gesù Cristo. Se si tratta di piaghe, come dire, di piaghe psicologiche davanti al Santissimo Sacramento, se si tratta di piaghe morali dipendenti da qualche situazione di peccato presente o anche passato che non si è mai portato alla riconciliazione, bisogna preparare una buona confessione e portarle al sacramento della confessione, altrimenti la pace non si avrà mai. E magari starò in pace con qualcuno fino a quando mi sta simpatico, fino a quando non mi dice nulla dell'là, ma appena mi dice mezza parola io lo magno, d'accordo? Altro che pace, capite? E non è che me lo magno perché sono cattivo, me lo magno perché non sto in pace con Dio, perché lo spirito di Gesù, lo spirito del perdono, lo spirito dell'amore non ce l'ho. E se non ce l'ho, non è che me lo può dare qualcun altro al di fuori di lui, capite? Allora io mi fermo perché è bene fermarsi, però lo Spirito Santo che invocheremo, come dice San Paolo, possa davvero illuminare non solo gli occhi della nostra mente, ma anche le anche della nostra anima, d'accordo? A condizione che noi lo lasciamo entrare e ci facciamo illuminare da lui, e che siamo sinceri almeno con noi stessi, con una forma di amore santo verso noi stessi, e dircene le cose. Qualunque cosa ci sia nel nostro cuore, non c'è nessun problema, perché il braccio del Signore non si è accorciato, la misericordia del Signore non è finita, la sua potenza non è indebolita, tutto è sanabile, tutto è correggibile, tutto è guaribile, perché abbiamo l'umiltà di portarlo al Signore, l'unico Salvatore, il principe della pace, e farci da lui risanare e guarire. In questo senso la Madonna è la regina della pace, perché porta i suoi figli all'unico che può veramente sanare tutte le piaghe, le ferite e i conflitti profondi dell'anima. E affidiamo a Maria Santissima noi in questa Santa Messa e tutti i nostri amici, parenti, conoscenti, l'Italia e il mondo intero, perché la Divina Maria, la regina della pace, porti
e indirizzi tutti verso i sentieri di pace e passa attraverso l'incontro col suo figlio. Siamo lodati Gesù e Maria.